Buonasera a tutti quanti, benvenuti nel mio canale Gameplays 1973. Un saluto dal vostro amico Salvo che vi dà sempre appuntamento per il primo gioco preordinato che è Dragon Quest Heroes sul canale Gameplays. Sarà interessante questo gioco perché cercherò di essere abbastanza veloce di finirlo, ma farvi vedere tutto. Ma la cosa in cui ci tengo informarvi è che una volta finita e pubblicata sul mio canale YouTube, io poi farò subito una diretta live dove vi inviterò e vi farò vedere il gioco in un'altra maniera, perché io nelle dirette live mi piace interagire con chi è che vuole interagire con me e mostrarvi il gioco diversamente di come lo pubblico io in una videoguida. Lì cercherò di utilizzare un approccio diverso. Quindi se avete commenti da farmi o qualunque cosa, io cercherò in tempo reale, insieme alla diretta live, di potervi accontentare. Quindi ci tenevo a informarvi che il 16 ottobre inizia la prima videoguida di Dragon Quest Heroes, visto che già ho fatto il preordine, e continuiamo la nostra missione di Fallout New Vegas, ragazzi, che ripeto, questo è sempre un bel gioco. Per esempio, io qua non c'ero mai venuto, non l'avevo mai fatta questa missione. Ne avevo fatto un'altra, quindi era la mia curiosità farla in modo diverso da quella che io già conoscevo, perché come voi ben sapete in Fallout ci sono tanti approcci. Quindi io ne sto facendo in questa videoguida diversamente da come la conosco io. Fedeltà a Caesar! Quindi per me è come se fosse nuova, perché io onestamente qui non c'ero mai venuto, a loro li avevo sempre ammazzati visto che sono schiavisti. Quindi sto facendo una cosa totalmente diversa da quella che solitamente faccio. Questa è l'arena, se non mi sbaglio, ha detto. Quindi io però devo parlare con Caesar. Ok, là, guarda che bello pacchiotto. Bello sto cane, assomiglia Ave, fedeltà a tantissimo. Caesar. Ok, fedeltà a Caesar, ok. Allora, la freccia mi dice da questa parte. Qua mi dice la freccia, vediamo. Vediamo un po'. Così qua, perfetto. Siamo arrivati. Devi entrare solo tu nella tenda di Caesar. Chiunque altro deve rimanere fuori. Devi entrare Ah, solo tu devo ne... dire, pensavo, vabbè, ho capito, sì. Allora, aspetta. Aspetta qui. Non mi fa entrare. Vabbè, non è male, perché Edda appena lo vede, pop, pop, e lo secca. Edda senza pietà. Ok, vediamo chi è, che onestamente non lo conosco. Ave, fedeltà a Caesar. Dove stai? Ah, là, non t'ho visto. Oh, ciao cane cagno, assomigli tanto a Dormid. Il mio cane cagno, come manca tanto. Allora, tu sei, vediamo chi sei. Oh, guarda, simpatico sei. C'è una faccia di cazzo, però simpatico. Ok, parla con Cesar. Finalmente incontro il corriere che ha compiuto così tante gesta in così poco tempo. È per questo che ti ho convocato qui, no? Yes. Voglio dire, un uomo quasi ti uccide e la tua reazione è seguirlo per tutto il Moave. Arrivi alla Strip ed entri nel Lucky 38 come se qualcuno ti avesse lasciato una chiave sotto lo zerbino? Ammazzi il capo della tribù dei Chairman nel casinò di sua proprietà e la passi liscia? Poi succede qualcosa ai robot del signor House, una specie di potenziamento militare? Quando ti metti in testa di fare una cosa, ottieni i risultati. Questo mi piace. Il punto è, sei pronto a metterti al lavoro? Come posso sapere la tua legione, Caesar? Che intendi? Che intenzioni avevi? Ridammi il Platinum Chip e me ne andrò. Allora, che Sta per intenzione? giungere il momento in cui la mia legione assalterà la grande diga e invaderà l'ovest. Prima che questo accada, voglio che il signor House sia messo fuori gioco, in modo rapido ed efficace. Il compito spetta a te. Cosa devo fare? Giù dalla collina.
Al limite occidentale del campo si trova un vecchio edificio. È lì che il forte fu preso nel 2277. All'interno dell'edificio si trova una botola, dentro alla quale ci sono due porte d'acciaio che portano il sigillo del casinò Lucky 38. Lo stesso sigillo si trova sul Platinum chip che portavi. Non è interessante? Cosa ancor più interessante, c'è una fessura della stessa dimensione del chip sulla console che apre la botola. Sai cosa penso? Penso che il Platinum chip apra quelle porte, che non possono essere forzate con una leva, né perforate o fatte saltare in aria. Tutti i metodi che ho provato. Una volta che sarò dentro... Voglio che tu distrugga qualsiasi cosa trovi là dentro. Poi devi tornare qui e raccontarmi tutto. Allora vai all'edificio e porta con te questo fottuto Platinum chip. I miei legionari ti incontreranno là, con le tue armi e attrezzature. Addio. Ah, abbiamo chiusa così la conversazione. Va bene. Onestamente non c'ero mai entrato lì e no. E sono curioso di vedere che cosa c'è. Quindi demolisci il bunker. Ok, va bene. Ripeto, per me è nuova questa missione perché non l'avevo mai fatta. Io solitamente a questi bastardi li ho sempre ammazzati. Invece stavolta sto seguendo esattamente la missione Pit Boy, che non, solitamente non seguo mai. Io vado a pelle, come si dice. Mi piace girare e sperimentare. Ave, fedeltà a Caesar. Ma vaffanculo, tu è Caesar. Dicevo, mi piace sperimentare a modo mio le varie strategie, vedi Fallout 3, quella che ho pubblicato sul mio canale Gameplays, sono 56 o 57 video più i DLC, fatto a modo mio, praticamente lì se segui quella mia videoguida di Fallout 3 il tuo giocatore è super potente, non te la sto a spiegare qua. Vanno a vedere così capisci tutto, chi è che la vuole vedere, per gli appassionati di Fallout. Quella è una videoguida mia personalizzata, come ne farò poi un'altra che pubblicherò più avanti, sempre per capriccio mio personale, perché io sono fatto così, a me piace la perfezione, perché io ne sto facendo sempre una di Fallout simile come quella di Fallout 3, però qua sul Fallout in Las Vegas la voglio fare personalizzata a modo mio, cioè praticamente avere il personaggio già forte e così via, poi vi spiegherò. E in parte ci sto riuscendo perché ho un dato conservato che ogni tanto prendo e sono arrivato a buon punto. Allora, dovevo andare noi qua, dovevo andare, quindi poi vi farò vedere, perché in quell'altra videoguida, quella mia personalizzata, sono molto 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 più avanti e non seguo la storia. Caesar ha permesso che le tue armi ti siano restituite mentre gli presterai servizio. Allora, e ora dammi tutto, bene. Caesar ha riposto molta fiducia in te, cerca di meritartela. Ok, riparliamo. Caesar ti ha proibito di andartene fino a che non avrai compiuto la sua volontà nel grande vault sotterraneo. Si mise il alto tempo per andare. Ok. Addio. Va. Ce l'ho le armi, me le date? Sì, c'ho praticamente tutto. Un attimo che ci rimettiamo un po' le cosucce interessanti. Perfetto. Mettiamo anche questo. E un fucile. Anzi, lanciagranata, non si sa mai. Allora, fammi dare una guardata qua. Ave, fedeltà a Caesar. Attiva terminale corto. Ma è corto, che cazzo è attivo? Bastava leggerlo. Attiva terminale corto, ok. Qua che c'è? Ok. E qua non c'è niente. Va bene, qua andiamo qua che ci sono ormai. Quindi sarà interessante vedere quando lascia stare la console, inserisci il chip Platinum. Ok, abbiamo aperto. Sarà interessante quando poi pubblicherò la mia videoguida personalizzata di Fallout
New Vegas e dove vi mostrerò come potenziarvi e avere tutto il necessario, armature e quant'altro, come ho fatto in quella di Fallout. Basta che andate a vedere sul mio canale Gameplays, Gameplays 1973, e potete vedere almeno lì momentaneamente quei 56 video, 57 video di Fallout 3. Poi la farò anche qua, come ho detto, che a me piace fare le cose fatte bene. Ok, c'ho un pochettino di radioattività qua sotto, vediamo un po', aiuto. Così dovrei essere un pochettino più protetto. Let's take a look.
andato, manco se avevo energia, male, 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 molto male, questo impact. Perché non posso muovere? È stato abbastanza facile, anche se non avevo head. Ho fatto male a non prendermelo. Ora me lo vado a riprendere. Guarda, però visto che devo parlare con quello. Hai compiuto la volontà di Caesar, ma devo confiscarti nuovamente l'attrezzatura. Sei libero di andare. Non c'era mai entrato sotto. Sicuramente lo potrò poi ispezionare con calma più avanti. A me piace poi esplorare nel vero senso della parola, come ho già fatto su Fallout 3. Io almeno non mi voglio vantare, ma me lo sono girato tutto nel vero senso della parola, non nella mia videoguida, che ho fatto una bella videoguida corposa, ma privatamente, per i fatti miei, io il gioco me lo sono girato centimetro per centimetro e ho scoperto tante tante belle cose che purtroppo non ho potuto inserire nella mia videoguida, se no avrei dovuto pubblicare 2000 video, avrei dovuto pubblicare. Però con l'opzione ora della diretta live direttamente dalla PlayStation su YouTube, utilizzando gli Holy Split, la cosa cambierà moltissimo, cambierà. Ho già settato tutte cose, perché parliamoci. Ho sentito la terra tremare. Lo prendo come un segnale che il lavoro è stato portato a termine. Procediamo, d'accordo?
Come ti dicevo, voglio togliermi dai piedi il signor House. Anche tu hai interesse che muoia. Se scopre che hai distrutto i suoi gadget sotto il forte, si vendicherà. Tu sai dove trovarlo. Decidi tu come farlo fuori. Bene. Non so che tipo di sicurezza abbia all'interno del Lucky 38, ma se trovi il modo di sorprenderlo con la guardia abbassata, fallo. Allora, mi porto... disarmatamenti... Mi porto... furtività, me la porto... a 25, esplosivi e 34... mi metto... Vediamo un po' cosa è sbloccato. Esperto in robotica. Questo è interessante. Vigilanza. Penso che me ne possa ritornare dal signor House, se ho capito bene, proprio una chiappa Ed, e fa scherziamo. Anche se fino adesso mob non ne ho voluti usare. Fedeltà, sì. Mi sono portato semplicemente perché lo uso come portapacchi. E non solo, va. Ok, vediamo un po' come dice la missione. Uccidi il signor House. Va bene. Ritorniamoci. E vediamo che succede. Faremo come dice il Pit Boy. Io non l'ho mai fatta questa che dice il Pit Boy, però io prima mi devo andare a curare perché sono mezzo cadavere. Quindi appena esco me ritorno dal dottore e mi curo. Wow! Se... meno male non ha crashato, perché sappiate che anche nella 360 Fallout New Vegas crasha. Io non ci credevo, ma cazzo, mi è successo. E c'è un video che ho pubblicato dove lo dimostra. E quant'altro, e ci leviamo dalle scatole, allora, da quella parte, poi qui privatamente me lo girerò per i fatti miei, sarà interessante scoprire un po' di cosucce. Ave, fedeltà a Caesar, puoi procedere, le tue cose ti saranno restituite quando te ne andrai. Ave, sei pronto per tornare a Cottonwood Cove? Sono pronto, ritornare a Cottonwood Cove. Molto bene. Penso che mi abbiano dato tutte le mie armi, o se no vi massacro tutti, vi massacro. Onestamente questa è la prima volta in Fallout di un Vegas che io faccio attrezzature ripristinare, guarda se la tiene stata confiscata, ok.
fedeltà a Caesar. Sì, fedeltà a Caesar, io momentaneamente me ne ritorno senza offesa. Ecco. Dove cavolo è? Il dorato, mica forte. Cimitero di Good Springs, qua. Andiamo lì, ci facciamo quella da doc, che siamo messi un po' maluccio, e vediamo di prenderci qualche cosina. Momentaneamente, come stiamo andando la guida principale al pit boy, come state vedendo, ho armi scarse. Se invece avessi utilizzato la mia... Vabbè, non si è visto. Ah no, il solito scorpione. Vabbè, ok. Diciamo, se avessi utilizzato la mia videoguida personalizzata, io ora sarei un tirannosauro sul Rex, avrei una mega armatura e armi da spavento, e invece, come dimostro, e vi sto dimostrando, che seguendo la cazzo di videoguida del Pit Boy rimani un pippone, rimani. Quindi solitamente io non la utilizzo mai, la guida del Pit Boy, faccio a modo mio, che è molto molto meglio, perché poi uno, analizzando bene il gioco, riesce a capire dove andare, cosa fare e come gestirsi la partita, come ho fatto io in Fallout 3, che ho fatto una videoguida spettacolare che tantissimi mi hanno copiato, punto. Però lasciamo perdere, io non me la prendo. Come te la stai cavando? Allora, ho deferito, ho bisogno di aiuto. Non vedo niente che non va in te. Aiuto, ho bisogno di scorte vicinali. Puoi guarirmi la reazione? Certo, posso aiutarti. Ecco, c'è un tappi, farlo. Ok, ecco fatto. Ok, e ora non dovremmo averci più problemi, vero? Vediamo un po'. Stato, radiazioni zero, perfetto. Allora, se non mi sbaglio, io qua ho già saccheggiato. C'è l'energia, pistola laser, c'è la piccola, c'è l'esaurita. Va bene, allora andiamoci a vedere un po' di oggetti, famo due soldi e via. Come ho detto, dal giorno 16 in poi nel mio canale ci saranno solo pubblicazioni solo di giochi nuovi. Cercherò di rilanciare il mio canale come sto tentando di fare. In questi due giorni la diretta streaming è andata abbastanza bene, sono soddisfatto, però fin quando non avrò giochi nuovi cercherò di finirmi queste due che mi rimangono e di inaugurare. Dicono che quei robot nella strip girano nei dintorni con facce diverse o qualcosa del genere. Non chiedermelo, perché non... Stai cercando dei rifornimenti da comprare? Sì, allora fammi vedere. Sì. Allora, per adesso dobbiamo vendere. Dicevo che nel mio canale pubblicherò solo esclusivamente giochi nuovi, niente più giochi vecchi. Il tempo di finire queste due videoguide, sempre se riesco a finirle. Che appena mi arriva il gioco nuovo è normale che mi fermerò, metterò da parte le videoguide che vecchie che sto facendo e continuerò con quelle nuove, poi piano piano poi le metteremo. Quindi è interessante questa cosa di qua, che finalmente potrò pubblicare, come ho detto, ogni mese comprarmi uno o due giochi per avere sempre il mio canale attivo, e spero questo vi possa piacere, perché io non mi posso comprare tutti 10-15 giochi, cercherò sempre di tenere attivo il mio canale con novità,
Poi deciderete voi, ragazzi, se seguirmi o no. Io spero che voi lo facciate, diventiamo amici. Allora, a me le discussioni, parlare e quant'altro mi piace sui giochi, specialmente i Dark Souls 3 e di Bloodborne nella espansione. Anche se sto aspettando ansiosamente Fallout 4, visto che mi piace un botto, questo penso che l'abbiate capito. Quello sì che è interessante, sarà molto interessante anche ascoltare i vostri commenti o leggerli. Luce pilota, macete, macete robusto. Per adesso neanche c'ho bisogno di mangiare perché sto giocando con la modalità normale, quindi non ho bisogno di mangiare, dormire e quant'altro perché non ci ammaliamo. Allora questa ce la prendiamo. Fare in quel modo è più difficile Fallout. Io nella mia videoguida, quella privata, l'ho fatto in questo modo, con che lui si deve riposare, deve mangiare, deve dormire e quant'altro. È più bello, più stimolante. Più difficile, cazzo. Allora, la pistola silenziata la dovrei potenziare. Allora, porta cenere. I pugni potenziati non li uso perché momentaneamente ne trovo di meglio più avanti. Idem. Rottami di ferro, saranno di 100 euro, seme. Sigaretta, via, speria di urbano, via. Mi dovrei comprare anche dei steampack, se lui li vende io ce li compriamo. Allora, vestito prepedico, via. Vodka, ok, idrovomino. Questo me lo tengo per fare poi. La razza non la tengo, adesso scherziamo. Ok, va bene così. Se ti serve qua. Sì. Che mi serve. Fammi vedere se hai steampack. Armi. Allora. Shot. Steampack. Allora, steampack. Mi hai steampack. Steampack. Ne hai uno solo, è più. Ok, ma li prendo. Non mi interessa. Grazie. Calmati adesso. Oh, rilassati. Ringrazio che non ti ammazzo. Andiamo via alle scale. Ok, vediamo la nostra partita della fottuta Pit Boy. Che onestamente, come state vedendo, a seguire sta video, sta guida del Pit Boy, sei un pippone. E si sta dimostrando quei fatti. Ecco perché io non le seguo mai, l'ho già detto, mi ripeto per l'ennesima volta, seguire la videoguida del Pit Boy è una cacata pazzesca, perché sei troppo scarso. Invece se uno fa a modo proprio, una volta finito il gioco e sa come muoversi, allora. Ok. Sa come muoversi, sa dove andare, riesce già a prendersi tutte le armi, tutte le armature e quant'altro. Io ho voluto provare a seguire per la prima volta il Pit Boy qua nel Fallout New Vegas e onestamente mi sto schifiando perché vedo che sono un pippone, sono schifosamente debole. Allora, questa non la posso levare, l'armatura da Allianz. Allora, ci mettiamo l'armatura leggera e il cappello e percezione, perfetto, ok. No. Grazie di aver visto. Sì, grazie. Vediamo un po' che succede. Anzi, la salvo perché già è venuta abbastanza lunghetta questa.
che tanto dovrò lasciare Ed fuori. Sì. Quindi lo lasciamo qua. Diciamo aspetta. E qui io salvo e ci vediamo alla prossima videoguida, così scopriremo che succede al signor House. Alla prossima ragazzi, ciao a tutti!